rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Bene, cari amici, abbiamo una telefonata per noi importante. Abbiamo una persona speciale che ci racconterà la sua storia e si chiama Francesca. Ciao Francesca. Ciao Gaetano, sto chiamando dal Belgio. Ecco, tu chiami dal Belgio. Ciao a tutti i telespettatori. Ok, grazie da parte loro, voglio rispondere io. Ok. Ecco, senti... la mia storia, diciamo, cioè che è cominciata con una malattia. Sono andata in ospedale perché avevo un diabete altissimo e ho sentito dentro di me che dovevo fare un intervento per poter vincere il diabete, che in effetti mi è riuscito. Comunque la fase dall'operazione che ho fatto arrivare dopo l'operazione è stato un momento drammatico, diciamo, perché una settimana dopo l'intervento che ho fatto allo stomaco, ho fatto un bypass, non è che avevo tanto peso, ma avevo sentito da molta gente anche che aiutava a portare il diabete sotto controllo. E allora, ho deciso, senza pensarci troppo, sono andata in ospedale, era il 17 gennaio. Dunque l'intervento è andato tutto bene, sono stata bene per 5-6 giorni. Il medico è passato, il medico di turno, era la domenica mattina, mi ha detto: signora, guarda, lei sta bene, domani se ne può andare a casa. Io certo ero tutta contenta, tutto bene, mi sentivo anche bene, ma dopo un paio di ore mi sono cominciata a sentir male, mi mancava l'aria e così. Allora ho chiamato l'infermiera, ho detto: mi sento male, mi sento mancare l'aria, così. Hanno cominciato a chiamare il medico, è arrivato lì, mi ha visitato e mi ha detto: devo chiamare il medico dei polmoni perché c'è qualcosa con i polmoni. Insomma, si erano presentate delle complicazioni. Dopo di questo, sono andata a finire in intensive e ricordo soltanto che lì mi hanno messo tutte dei tubicini, le cose lì, e mi tiravano acqua. Poi i miei figli mi raccontavano che tiravano secchi di acqua, che ero diventata grossa come un pallone. E questo è andato avanti per parecchi... perché sono stata 3 settimane in intensive e dopo mi hanno dovuto intubare perché i polmoni non ce la facevano più, non respiravo più con i miei polmoni, e mi hanno intubata e mi hanno portato in un coma artificiale, diciamo. E è andato bene con sto coma artificiale qualche giorno. Questo che vi racconto è quello che mi hanno detto i miei figli, perché io ricordo solo che sono entrata in intensive quella sera che mi ho visto, che mi mettevano sti tubi, e poi non ricordo più niente perché avevo la febbre altissima. Ecco, scusami, quanto tempo è passato da quando, diciamo, non hai più ricordo a quando ti sei poi risvegliata, più o meno? Diciamo che sono passati 2 settimane buone, 2 settimane, 2 okay. settimane e mezzo, così. Perché poi per farmi per ritornare in me, intanto ho avuto anche un arresto cardiaco, mi hanno dovuto rianimare, ho avuto un sacco di complicazioni perché avevo la febbre altissima,
la pressione del sangue era alzata al massimo, cioè sono stata sempre tra la vita e la morte, diciamo, in due settimane e mezzo. E sempre intubata, perché sono stata intubata per 4 settimane. Non potevo respirare con i miei propri polmoni. Cioè, nel frattempo, cioè dopo c'è l'altro racconto che io qui non c'ero più. Sono andata dall'altra parte. Non so come spiegarvelo diversamente. Ecco, quindi praticamente c'è questa patologia, e che è durata per un certo periodo di tempo, dove tu non hai ricordo, lì te l'hanno raccontato i tuoi figli praticamente. Sì, sì. Ecco, e poi di lì sono entrato, diciamo, come in un sogno, cioè sono andata a finire in un altro mondo. Cioè io non ho sentito male, non ho sentito niente, cioè non c'ero più. Cioè come tanti dicono che si vedevano il corpo lì, io questo no, io mi sono trovata subito da un altro posto, cioè da qui mi sono trovata in un altro posto e ero viva, lì ero viva, cioè io non ho vissuto come un andare verso la morte, cioè, mi sentivo felice, mi sentivo contenta, avevo una tranquillità su di me, cioè ho vissuto tutto quello che vi racconterò, l'ho vissuto con tranquillità, serenità, cioè, non ho parole diverse. Per me è stata un'esperienza, diciamo, nel corpo ho sofferto, diciamo, dopo, perché sono stata molto male anche prima che mi sono ripresa, ci è voluto tanto tempo, cioè non è da un giorno all'altro che mi sono alzata e stavo bene, cioè ci ho messo anni. Comunque in quel momento là mi sentivo, la parola giusta, in paradiso. Ok, ce lo vuoi raccontare? Al momento, cioè, ho provato a mettere tutti i pezzi insieme, perché cioè sono state tante cose che ho vissuto là. Cioè, cominciamo dalla prima? Sì, sì. Ecco, cioè, in un momento mi trovo in un posto e cioè mi sembrava una grande platea, cioè ma grandissima, non posso dire quanto era grande, chilometri e chilometri, cioè, ma lì era l'entrata, cioè, di questa platea, e c'erano tanta gente che dovevano passare e lì c'erano le sentinelle, c'erano due sentinelle e dovevano passare di lì. Ma io, mentre ero lì, mi vedo arrivare un essere e più si avvicinava l'ho riconosciuto e gli ho detto: tu sei Gesù? E lui mi abbraccia e mi fa: sì, sono Gesù. E allora mi mette il braccio intorno alla spalla e siamo andati a camminare. Insomma, io le sentinelle non ho dovuto dare nessuna spiegazione, siamo andati avanti. Dopo lui mi ha portato verso la platea dove finiva, ci siamo seduti, diciamo, con le gambe sedute fuori dalla platea, seduti per terra, no? E da lì mi ricordo che mi ha fatto vedere tutto l'universo. E diciamo che ancora oggi, tutte le sere, prima che vado a dormire, mi chiudo gli occhi e torno in quel ricordo, perché era di una bellezza, guarda, che indescrivibile. Vedevo tutti questi pianeti, ma tanti, non li puoi contare, stelle, questi pianeti di tutti i colori, era una meraviglia a vederli.
lui mi faceva vedere e mi spiegava, cioè, che era l'universo, perché c'era ancora vita nell'universo. E dentro di me pensavo, certo, l'ho sempre pensato, cioè, che non è possibile che esiste solo il mondo, cioè, deve esistere ancora delle altre vite in un universo così grande. Cioè, io, mentre che parlavo con lui, avevo anche le mie idee che mi ronzolavano in testa, diciamo. Comunque è stata un'esperienza così bella che non me la posso dimenticare, mi resterà per tutta la vita dentro di me. Poi è arrivato un punto, ci siamo alzati, lui mi ha detto: vedi, Francesca, in questo momento tu stai vivendo il passato, il presente e il futuro, e tutti gli esseri vivono in questo stato, cioè, tutto è adesso. Queste parole me le ricordo come me le avesse dette adesso, in questo momento. E dopo, cioè, mi ha lasciato libera ad andare, perché ho visto molte dimensioni, cioè belle, bellissime. Cioè, andavo da una dimensione all'altra. E cercavo il mio compagno che era morto 3 anni prima. Lo cercavo. E scusami, in queste dimensioni, cioè, sì, che tipo di ambienti trovavi? Vedevi persone, immagini, natura? Dacci un'idea un attimino, e poi ovviamente continuerai. Diciamo che vedevo degli esseri che assomigliavano a noi, erano molto belli, bellissimi, ma come che ogni dimensione aveva un suo colore particolare. Quindi c'erano delle differenze notevoli, praticamente. Sì, sì. Cioè, certo posto veniva fuori molto il colore azzurro, per esempio un altro posto veniva fuori più il colore giallo, cioè, ma era tutto una cosa, sembrava che quell'universo che Gesù mi aveva fatto vedere, gli stessi colori erano in queste dimensioni. E scusami, secondo te paragonabili anche a un certo percorso spirituale? O no, non per forza. Sai, Gaetano, non mi ero mai formato un'idea di questo che ti sto raccontando. Cioè, per me è stato tutta una cosa nuova. Cioè, questo è stato tutto nuovo per me. È stato una cosa che non ci credevo nemmeno che esistesse. Cioè, io credevo in altra vita, dopo la morte, così. Una forma diversa, diciamo, la tua educazione ti portava a avere un'idea diversa di quella che poteva essere di questo tipo di esperienza. Sono stata cresciuta molto, diciamo, nel rito cattolico, che poi mi sono molto allontanata perché non lo sentivo mio, non lo sentivo, come dire, sincero. Per me c'erano cose che non coincidevano. Ho capito. Quindi, cioè, ovviamente ci stai dicendo un viaggio intenso, importante, quindi ovviamente confermi dell'esistenza di una vita, insomma, dopo la morte. Sì, sì. Però quello che tu metti... Guarda, in questo momento, sì, che te lo dico, io non ho paura della morte, perché, cioè, la morte è una parola, la morte non esiste. Ho capito. Quindi noi siamo di passaggio. In quel momento lì ho sentito che, cioè, io lasciavo come un automobile vecchio per andare via con il mio essere vero, il mio io. Ho capito. Cioè, io lasciavo qui quell'automobile che era usato, che non ho capito come l'ho vissuto io, Certo. Quindi praticamente questo percorso hai girato, adesso la parola giusta non riesco a trovarla, diciamo delle ambientazioni diverse o delle dimensioni diverse, secondo di come si vuole intendere. E poi che è successo? Ma succede
succede che mi trovo, cioè, in un altro ambiente, e lì ho incontrato della gente che hanno vissuto qui sul nostro pianeta Terra, ed era un parente di mia mamma, e lui era morto anche 4-5 anni prima, e l'ho incontrato lì, ci siamo abbracciati, salutati, e niente, io gli ho detto: sto cercando la mia casa qui, perché siccome che ero lì, ho detto: ma qui avrò anche un posto dove andare. E lui mi fa: va bene, ti accompagno, e poi ti indico la tua casa dov'è, dice, perché io cioè non posso venire più in là, perché devo prendere un'altra strada, io devo tornare sulla terra perché vado a prendere mia moglie. E allora, cioè, mi ha portato sul posto dove mi aveva indicato, mi ha detto: scendi di lì, vai più su, cioè mi ha spiegato come dovevo andare. E lui poi se n'è andato per la sua strada, ci siamo salutati, e sono andata avanti, e nel frattempo ho incontrato altre persone che conoscevo, cioè ho incontrato una coppia di anziani, marito e moglie, no, ma non sono anziani lì, cioè li riconosci perché li conosci, ma non sono vecchi, cioè sono, diciamo, se devo dargli un'età, intorno ai 40 anni. Scusami, quindi tutte le persone, più o meno tutti su quell'età lì? Sì. Anche i bambini? Non ho visto nessuno, cioè, che avrei detto: ma quello è un vecchio, no. Ho capito, però li riconosci, cioè li riconosci molto bene, insomma, capisci? C'è un diverso... Li conoscevo, cioè li ho riconosciuti. Ho capito. Cioè, anche se in vita a quell'età non li ho conosciuti, perché io ero molto più giovane di loro. Ho capito. No? E allora niente. Quindi scusami, mi sembra di capire che entrano in gioco i sensi, insomma, sì, ci sì. Sono delle percezioni diverse da come siamo abituati. Rimangono con te. Ho capito. Perché, cioè, io in tutto il viaggio ho ragionato come fosse che il mio cervello era con me. Ho capito. Cioè, secondo me sono sentimenti come che ti porti con te, che sono nel cuore, non ho un'altra spiegazione da dare. Ho capito. E poi mi sembra che hai incontrato il tuo marito. Lui l'ho incontrato dopo. Prima ho incontrato questa coppia, cioè andavano in chiesa e stavano preparando, perché dovevano fare il funerale della figlia. Andavano cioè come a pregare in un luogo di preghiera, cioè io dico chiesa, ma era un luogo di preghiera. Okay. E mi ha detto che anche la figlia sarebbe morta da lì a poco, no? Comunque ci siamo salutati e poi sono continuata, ma per arrivare, diciamo, al mio compagno ho dovuto fare molte sfere alte, e vedevo, cioè, tutto, diciamo, noi li chiamiamo cieli, diciamo cieli, ma era di una bellezza, spiegabile, non ci sono parole. Ho capito. E scusami, come passavi da un ambiente, da un settore all'altro? Ma cioè, con la mente, con cioè riproiettata, com'era questo passaggio, diciamo, da un'ambientazione all'altra? Sembrava che in un attimo ero qui e poi un attimo dopo mi trovavo da un'altra parte. Ah, ho capito. Cioè, quindi proiettata in delle dimensioni, che chiamiamo un'altra parola, cioè, ma sembrava che da un attimo all'altro potevo spostarmi, cioè come... Quindi scusami, una specie di visita guidata, insomma, scusami... Sì, ecco, così poi anche... Tanto per far capire meglio ai nostri ascoltatori. Sì. Un itinerario, in sostanza, ok? E finalmente sono arrivata dove dovevo arrivare e in effetti l'ho trovato. Certo, l'abbraccio che ci siamo dati era... Non ho parole. Intenso, un amore che non esiste sulla terra, dovrebbe esistere.
E poi mi ha detto che era felice che ci siamo incontrati, ma mi ha detto: tu devi tornare là, non devi stare qui, c'hai ancora i tuoi compiti da fare. E poi quando sarà il momento sarò io a venirti a prendere, perché tu vieni qui con me a questa dimissione dove mi trovo io. Cioè, e mi ha fatto vedere un po', cioè come c'era un'apertura e lì ho visto, cioè, una natura, la possiamo assomigliare alla nostra, ma molto più bella, dei colori, delle cose, che era fantastico. E veniva fuori un'armonia, una cosa, cioè... Non ci sono parole, Caetano, a spiegare. È difficile da spiegare, immagino, certo. Perché è una cosa che senti, senti, e ti dava una cosa di gioia, felicità, cioè una pace e tranquillità. E sentivi proprio un amore enorme. E in effetti lui mi ha proprio spinto a tornare. Spinto, mi ha spinto, perché io non volevo tornare. Cioè, volevo stare lì, non pensavo altro che rimanere lì, non mi veniva neanche in mente che qui avevo una casa, ancora una famiglia, dei figli, cioè, sembrava tutto inesistente. E lui mi ha portato con due piedi per terra, diciamo, no? E in effetti, durante quel tragitto lì, lo chiamo tragitto, sono stata molto molto grave, perché i medici avevano detto ai miei figli: noi pensiamo che vostra madre non arriva al mattino, perché ero molto aggravata, poi ho avuto il cuore che si era fermato, tutto, mi hanno dovuto rianimare eccetera, e io penso che quel momento lì, quando mi hanno cominciato a rianimare, tutto è stato il momento, ho avuto la spinta che sono tornata qui. Certo. Sì. E quindi poi... Durante il tragitto, arrivare dove si trovava anche il mio compagno, cioè ho avuto diverse esperienze, fuori di incontrare quelle persone lì. Penso, ho incontrato anche una persona che è ancora vivo e... E mi chiedevo: ma si fa Clint Eastwood qui, no? E però, allora ci siamo salutati come ci conoscevamo, e non l'ho mai visto in vita mia. Anzi, a dire la verità, i suoi film non mi piacevano, perché non avevi visto uno, non avevi visti tutti, cioè erano sempre un pugno di scusami, dollari. Scusami, non voglio interromperti. Non avevo nessuna... Quindi tu hai detto... Ecco, tu l'hai incontrato lì praticamente. Sì, l'ho incontrato lì. Quindi vuol dire che ci sono anche, chiamiamo insomma, delle dimensioni parallele. Ma io penso, cioè questo questa idea l'ho formata dopo, perché prima non in quel momento lì no. Non ci fai caso. Ho parlato con lui e io, diciamo, capisco l'inglese, ma non lo so parlare. Invece con lui sembrava che parlavo anch'io, cioè, ma io penso che non usavamo parlare come... Io penso che lo facevamo con la mente. Ho capito. Ecco, e ho visto, cioè, certe scene che... Come ti ho detto, le sentinelle che stai lì per passare, ho visto delle scene così, che c'era un tsunami, c'era un medium, cioè che stavano come, penso, filmando, ma no, questa è un'idea che ho fatto dopo, poi ti spiego. Cioè, e poi ci siamo salutati, cioè con... Clint Eastwood, e niente, è finita lì. Il bello della storia viene dopo, cioè, perché un anno, cioè quasi un anno dopo, questo che ti sto raccontando, sono stata male, sono tornata a casa dall'ospedale,
la fine di febbraio, sì? Allora fa una settimana prima, diciamo un anno dopo più o meno, mia figlia legge il giornale e mi fa: sai mamma, fa quel racconto che hai fatto su l'indetto? Ho detto sì. Dice: viene fuori il suo film adesso a giorni al cinema qui vicino a noi. Dice: la vita dopo la morte, Ed Esther. E io sono rimasta bloccata, ho detto: come? Sì. Allora ho detto: noi ci andiamo. E siamo andati al cinema e davvero sono rimasta colpita, no? Io dicevo a mia figlia: le scene che avevo visto là erano presenti in quel film di Clint Eastwood. Porca miseria, quindi... Cioè, non ho spiegazione, Gaetano. Io ti faccio un racconto che ho provato io a mettere insieme con cose spirituali che ho sviluppato in me. Ma cioè... Cioè, hai visto praticamente prima quello che le scene di quel film, insomma, alcune ambientazioni. Quel tsunami che ho visto quando ero nella parte di là che parlavo con lui, l'ho visto nella scena del film che è venuta fuori l'anno dopo, a marzo, cioè qui in Belgio da noi. In America sarà venuto fuori prima, no? Certo. Un mese prima. Quindi, in sostanza, oltre... e a quello che ci hai detto, intesa come storia, dove hai girato una serie di, chiamiamoli, livelli, e anche un discorso di spazio-tempo che non c'entra assolutamente nulla come lo percepiamo noi, insomma, in maniera completamente diversa. Cioè, può essere io anche... penso che in quel momento lì Clinton, Eastwood stava... forse già filmando quel film o era in cosa di farlo. Cioè, io ho visto avanti nel tempo, penso. Non capito. Certo, è molto difficile da comprendere. Noi che siamo abituati a una vita così terrena, così legata al tempo, eccetera, è sensazionale questo. Sì, ma a me mi fa piacere raccontarlo alle persone per farli... riflettere. Cioè, magari partecipe di questo, cioè, e di fargli capire che non devono avere paura, perché ecco, questo è un veleno. Questo è importantissimo, quindi diamo ai nostri ascoltatori un messaggio di serenità. Comunque la pensiate, qualcosa esiste, poi ognuno magari può fare anche... delle testimonianze che saranno molto diverse una con l'altra, però in comune esiste comunque qualche cosa, insomma, esiste. Poi voglio dire, a ognuno di noi le interpretazioni, no, di come può essere questo qualcosa, eccetera. Probabilmente ci può essere anche una forma di libertà personale che si ha sulla Terra e magari anche nell'aldilà, secondo del tipo di... Cosa ne pensi su questo? Cioè, la domanda è questa. Noi sulla Terra abbiamo una certa libertà, questo è confermato sicuramente, no? Ci possiamo... io non penso una certa libertà, io penso piena libertà. Piena libertà, perfetto. Quindi questa libertà in qualche maniera... e di interpretazione delle cose, eccetera, può esserci anche nell'aldilà, continuare alla stessa maniera. Ma nell'aldilà sei libero completamente, perché so che un essere mi ha detto a me: tu sei un essere sovrano, sei libero. Ho capito. E certo, certe cose me le ricordo chiare, cioè, e l'ho portate qui. Voglio dare, diciamo, speranza alle persone, però una cosa è certa, le persone devono vivere con la pace nel cuore. Cioè, come anche la Chiesa c'ha cose buone che ci ha dette, fuori, diciamo, di altre che non sono d'accordo. Cioè, amore, è molto importante amarsi, ma chi lo fa? Certo.
Perché è l'amore che ci porta tutto, l'amore porta vita, perché è dall'amore che nasce la vita. E la vita ha bisogno d'amore per poter andare avanti. Quando trapassiamo dall'altra parte è tutto amore. È quello che vorrei che le persone capissero. Tu in pratica questa cosa ovviamente ti ha cambiato totalmente la vita. Sì, sì, perché dopo ti ho detto quando sono tornata qui, cioè ci ho messo tempo ma c'avevo una forza e un coraggio, perché tu ti immagini 5 settimane ho dovuto di nuovo mettere i passi come fai con i bambini che cominciano a dare i passetti. Non riuscivo a stare in piedi, cioè avevo una debolezza addosso che per 5 settimane a stare lì sempre su un letto, cioè ti immagini, no? Non devo darci troppo spiegazioni. No, certo. E ci è voluto tempo, però avevo dentro una forza e un coraggio, perché cioè sapevo che dovevo stare qui e avevo ancora da fare, avevo molto da fare ancora. In effetti, vedi, adesso sto persino raccontando a voi e spero che con questo posso raggiungere molte persone. Cioè, dietro questo aspetto di tutta questa storia, cioè io solo la parola deve venire a profondo del cuore, amore. Ti devono ricordare amore, perché l'amore è tutto. Ho capito. E, senti, io ho visto che tu hai un paio di siti, una serie di siti legati proprio a questo tipo di argomento, diciamo, legati alla spiritualità. E, adesso ne faccio vedere uno ai nostri amici, quello delle colombe. Ecco, ci vuoi raccontare un attimino che cosa posti, che persone ci sono intorno a questo sito, insomma. Ma vedi, sono sì. Tutte persone alla ricerca, diciamo, alla ricerca della verità, ma siamo tutti alla ricerca della verità. Cioè, certo. Io con questo sito voglio portare fuori il messaggio d'amore, cioè e su tutti i messaggi metto sempre la parola amore, perché ti deve toccare, se noi ci mettiamo tutti insieme e ci mettiamo forza, vinciamo, vinceremo. Cioè, e non c'è religione, non c'è. Quindi scusami, ecco, questo è un argomento importante. Sì. No, ognuno per quanto riguarda la propria spiritualità segue un percorso, persino l'ateo, secondo me, in fondo segue un suo percorso, anche se magari poi ti dice che non esiste nulla, eccetera. Sì, ma rispetto anche quella persona, io, perché ecco, deve fare il suo percorso, come stai dicendo. Ecco, queste trasmissioni intanto vogliono avere uno scopo. Lo scopo è quello di non creare divisioni, ma aggregazione tra le persone su dei concetti di spiritualità, di benessere, di amore stesso. Per cui la strada può essere giusta, insomma, può essere questo il messaggio che possiamo dare ai nostri amici? Ma io penso che il messaggio più grande è amore, perché cioè, ciò che crei qui te lo trovi nell'avvenire, come ha detto Gesù. Il passato, il presente e ciò, l'avvenire è tutto uno, è adesso e sempre. Ho capito. E allora io penso, cioè anche guardando cioè l'aldilà, io penso come vivi qui trovi dall'altra parte ciò che ti aspetta, perché sei tu stesso che proietti il tuo avvenire anche in quel momento, perché non è il tuo avvenire con questo corpo, questo lo dobbiamo un po' mettere a parte, è il tuo essere che va avanti, quindi lo spirito, l'anima, eccetera. Ecco, spirito, l'anima, cioè, e si porta dietro tutte le esperienze e tutto il pensare come la pensi oggi, cioè come molti che pensano nel karma, vivono nel karma, se tu riesci a vivere con l'amore,
c'è anche il perdono, perché ci deve essere karma? Ok, ho capito. Quindi diciamo, qualsiasi percorso spirituale, purché puro, purché non sia, purché sia morale, ecco, può comunque andare bene purché i concetti portano alla serenità su questa vita e a un proseguo poi a maggior ragione nelle prossime vite. Io non voglio convincere nessuno, ma so che io ho trovato questa mia verità. Sul mio percorso di vita ho trovato questa la mia verità. Ecco, e che mi sembra di capire che questa situazione... oggi ti troverai domani. Certo, ho capito. E tu in pratica quindi questa cosa ti ha influenzato tantissimo e mi sembra di capire che ancora oggi tu vivi comunque una situazione particolare, o no? Sì, cioè io ho messo il mio principio è aiutare gli altri oggi. Aiutare gli altri, ma sempre lasciarli liberi. Non sto qui per convincere oppure che ho questi. Ho capito. Per convincere gli altri, no, devono sentirlo dentro, fanno il loro percorso, ma devono sentire dentro che con l'amore arrivi, cioè, al posto dove devi essere. Ho capito. Ecco, chiedo scusa, ti faccio una domanda, è un po' intima, nel senso che tu hai ancora dei canali aperti, diciamo così? Sì. Immaginavo. Guarda, questo diciamo è un'altra storia, perché cioè io da bambina ho avuto sempre, sono stata una bambina speciale, vedevo cose, sentivo, cioè, ho capito. Ma nel momento che ero bambina li ho vissuti come una cosa normale, no? Finché mi sono resa conto che gli altri non li vedevano, non sentivano, cioè, e allora ho cominciato a aver paura e cominciavo, cioè, i miei genitori hanno passato con me, come devo dire, il terrore, perché tutte le volte mi mettevo a urlare, ma come non li vede, seduta lì e non la vedi quella signora? Io vedevo una signora seduta nella mia stanza su una sedia, cioè li chiamavo e loro non la vedevano. Allora io ho cominciato a pensare, ma c'è qualcosa qui che non funziona. Cioè di notte si apriva la mia finestra e entravano dentro, cioè, dei spiriti, no? Io li vedevo chiaro e dicevo a mio padre, papà, ma tu non li vedi? E lui, allora andavo mezzo all'ora a dormire perché io avevo una paura matta perché loro non li vedevano. Quando in primo tempo quelle cose lì non mi spaventavano, mi sembravano cose normali, non gli davo un posto cattivo nella mia vita, sembrava una cosa bella. Alquanto dopo, cioè, ho cominciato ad avere paura e i miei genitori pensavano, cioè, che non ero normale, questo dice non è normale. Mia mamma aveva perfino paura delle volte che dicevo una cosa e si avverava, per esempio, già il giorno dopo. Sì, quindi hai avuto anche delle prove nella tua vita, insomma. Sì. E con quelle, cioè, dopo ho cominciato a darle un posto, quando sono diventata consapevole, mi ci è voluto degli anni perché da bambina non riesci, ho vissuto nel terrore, nella paura, e dopo di nuovo mi sono, come devo dire, pacificata, che li vedevo e sentivo e poi non mi spaventavano più e pian pianino sono spariti, non li ho visti più. Però ho avuto sempre, cioè, una voce dentro di me che mi diceva tutte le cose, cioè tante volte anche... Ti faccio un esempio, c'era un amico di mio papà che era venuto a casa, stavano bevendo una birra e io lo guardavo e mia mamma fa, ma perché lo guardi così? Gli ho detto, ma non vedi che la metà del suo corpo è tutto nero? E mia mamma fa, ma sei pazzo, ma quello sta bene. Che dopo 8 giorni, questa era di domenica, 8 giorni dopo lui era andato a pescare, no? E gli è preso un
so se è un attacco cerebrale o che cavolo è stato, perché io ero bambina, non mi ricordo, cioè, ma quella metà blu che io avevo visto 8 giorni prima, no? È risultato 8 giorni dopo. Porca miseria. Cioè, delle cose così che poi ho dovuto darli con gli anni, ho dovuto dargli un posto nella mia vita, hai capito, Gaetano? Ho dovuto pacificarmi con il fatto che c'era qualcosa in me che era superiore, ma non sapevo nemmeno io cosa. Ho capito. Senti, Francesca, allora, ovviamente i tempi radiofonici sono più corti rispetto alla realtà. E secondo me ci dovremmo sentire magari anche qualche altra volta, sicuramente. Sì, ecco, io adesso sto mettendo in questo momento il link con il tuo nome e cognome, che immagino risponda anche all'indirizzo Facebook Francesca, aiutami a pronunciarlo, che sì, Francesca Spirituale. Ok, e vogliamo dire se qualcuno ha bisogno di bussare o stiamo azzardando? Di parlarmi? Esatto, sì. Volentieri. Volentieri, quindi abbiamo questo indirizzo, metto anche l'immagine del gruppo. Anche il sito, se vogliono entrare nei siti, volentieri. Ecco, questa è l'immagine del gruppo, così le persone ti possono contattare. E hai detto che si chiama il nome del gruppo? L'ho dovuto fare in lingua belga. Ecco, dillo in lingua belga. Vai. Rat van de Engelen. Ok. Ce l'hai, no? Sì. Comunque la cosa più facile per noi italiani per cercarti è sicuramente, e per mettersi in contatto con te, è quello sicuramente di fare riferimento da Facebook. Esatto, che sta andando adesso qui sotto. E poi dopo, in secondo tempo, se vogliono entrare nel mio gruppo, li metto. Ok, perfetto. E dai, Francesca, la tua storia è stata davvero importante e un bel contributo anche per gli altri, non solo per noi. E io a questo punto ti ringrazierei e ci sentiamo sicuramente in un'altra occasione.